Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Si parte, ragazzi. Si parte, siamo pronti per la trasferta Enna San Giorgio Morgeto. Parte. Arrivate a San Giorgio, grande parcheggio. Selene. E io Domenico. Ragazzi, parlateci di voi e della vostra associazione. Allora, noi facciamo parte dell'associazione Nuovo Mondo Onlus, che è un'associazione di volontariato che organizza molte cose nel nostro paese, tra cui la festa medievale. Oltre alla festa medievale, la nostra associazione si occupa anche di altri eventi. L'associazione è nata anche perché all'interno del nostro territorio abbiamo creato un punto vendita che è la Bottega Ecosolidale. Come è nata l'idea di organizzare la festa medievale di San Giorgio Morgeto? Allora, è nata all'interno di un nostro evento che è l'Estate Ragazzi, che noi creiamo ogni anno, e abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi cosa è accaduto nel nostro le origini del nostro territorio che è un borgo medievale, appunto. Attraverso la storia del re Morgete abbiamo raccontato, appunto, ai ragazzi, ai bambini, quello che è successo, e poi come festa finale dell'Estate Ragazzi abbiamo fatto questa rievocazione storica. L'anno successivo abbiamo pensato un pochettino, ma visto che l'anno scorso è andato un pochettino bene, cosa facciamo? E abbiamo pensato di fare una vera e propria festa medievale e di farla in grande, ed è riuscita benissimo, direi. Sì. E ad oggi è il dodicesimo anno ed è una festa abbastanza grande.
È risaputo che in Calabria si mangia davvero bene, famosa per l'anduja, la soppressata. Ma qual è il piatto tipico di San Giorgio Morgeto? Allora, diciamo che noi abbiamo molti piatti tipici. Abbiamo il ragù fatto con la carne di capra, abbiamo i maccheroni, abbiamo le famose zeppole, ma c'è un piatto importante che ci spiegherà Selene. Che è lo zimbatò, un insieme di cose cucinate appunto insieme. Allora, diciamo che per creare lo zimbatò ci vogliono i peperoni, le melanzane e la cosa fondamentale sono le patate. Tutto fritto, piatto prelibato che si mangia in estate e che noi durante le sere della festa medievale prepareremo per tutti e ve lo faremo assaggiare. Quindi venite solo alla nostra cucina. Cosa consigliereste ad un turista in visita qui a San Giorgio Morgeto? Beh, allora, diciamo che il nostro paese è molto bello, però le cose che noi consigliamo di visitare sono soprattutto le nostre viuzze spettacolari e le chiese storiche, e poi abbiamo un record, diciamo, nel nostro paese che è la viuzza più stretta d'Italia. Questa viuzza si chiama il Passetto del Re. Oltre a questo abbiamo dei palazzi nobiliari con delle corti all'interno, il castello medievale che domina l'intero paese e da cui si vede lo spettacolo del paesaggio, perché abbiamo una vista spettacolare, si vede tutta la piana, il mare e le isole Eolie. E non è da meno, infine abbiamo la nostra montagna. Sappiamo che da anni ormai si organizza questa festa. Quali sono le vostre aspettative per questa 12ª edizione? Allora, noi speriamo che la festa sia sempre più grande. Speriamo che molte persone possano venire nel nostro paese. Grazie alla festa medievale si possa sviluppare economicamente, anche turisticamente, il nostro territorio, perché il nostro paese è davvero bello, è un borgo stupendo. Un saluto a tutti gli amici che seguono l'associazione Novo Mondo Onulus, che è l'organizzatrice della festa. E un saluto anche ai followers della Compagnia del Vespro e alla Compagnia del Vespro che sarà con noi durante le sere della festa medievale. Vi aspettiamo! Bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui a San Giorgio Morgeto, alla festa medievale, e vorremmo parlarvi delle erbe che abbiamo raccolto nei mesi precedenti. La vita nel Medioevo era strettamente legata alla natura e l'uomo medievale appunto dipendeva da essa per vestirsi, per curarsi e per cibarsi. L'uso dell'erba a scopo curativo ha origini antichissime. L'uomo medievale le utilizzava come unico rimedio perché molte di esse contenevano principi officinali. La medicina nel Medioevo era l'unico campo nel quale le donne avevano conoscenze maggiori all'uomo, conoscenze nelle quali potevano approfondire la conoscenza del corpo, già connessa alla gravidanza, al parto. Queste conoscenze erano trasmesse da madre in figlia e da donna in donna. Le donne che utilizzavano le erbe erano chiamate guaritrici, raccoglitrici o addirittura streghe. Praticavano l'esercizio dell'ostetricia, dell'aborto e della contraccezione. Sapevano quando raccogliere le erbe, che avveniva in specifici momenti, come ad esempio la notte di San Giovanni, che corrisponde al solstizio d'estate, che è una notte carica di magia. Le erbe venivano raccolte con rituali quasi liturgici e nella notte di San Giovanni venivano raccolte l'iperico, la lavanda, il rosmarino. Alla raccolta poi seguiva l'essiccazione e la preparazione dei medicamenti. Le malattie più comuni nel periodo medievale erano le infezioni degli occhi, le suppurazioni delle ferite e varie malattie cutanee.
Sinape Medieval, veniamo da Catanzaro e siamo molto contenti di avervi conosciuto e di stare qui con voi e speriamo di vederci presto. Grazie! Buon lavoro! Anche a voi! Numero uno! Buonasera! Ed ecco le bontà! Le bontà di San Giorgio, guardate qua! Vedete come siamo belli! Vate, portateci dove ci portate! Donne belle fanno cose belle! In Sicilia! In Sicilia, poi quella più Sicilia sono paesani! Guardate la manualità. Grazie, grazie. Un saluto alla compagnia del Vespero. Grazie. Bellissimo, siamo qui. Pane e mortadella, dico. Brigida. 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 Dico Brigida e ti dico tutto. Oh Giuseppe, allora dici dove stiamo andando. La signora Brigida, allora andiamo a conoscere. Andiamo a conoscere la signora Brigida. Chi ha la morta? Della. Di Brigida. Di Brigida. Ma perché è della signora Brigida? Non è che Brigida è un posto. No, no, Brigida non è. Brigida non è un posto. Brigida è una signora. Una signora. Scusa. Buongiorno, ce l'avevano detto che qui a San Giorgio Morgeto erano ospitali, veramente ma di così, cuore, ma così, cioè, ma, no, ma, è ma Giuseppe vuole fare tatà. Comunque, Brigida, stiamo arrivando. Mutta che quello che volete, poi dopo. Brigida, la morte della Brigida. Ciao Brigida. Però hai trovato un posto? Dove letto? Dai, pure qua a letto. Capito io. Ci domanda sto marito se è d'accordo questa cosa. Dove letto? Dove qua dormo io e mio marito. Ma dentro è libero. Dove letto, grande lettino. Ed eccoli qua tutti a via B. Com'è che si chiama? Passo del Re. Passetto del Re. Passetto. Passo del Re. Buongiorno signora Brigida. Buongiorno signora Brigida. Brigida, la famosa. Piacere di avere qui con me componente della compagnia del Vespro. Gli faccio un abbraccio e un saluto particolare. Va bene? Io insieme a mia moglie Brigida, la compagna della vita. Wow, si commuovo io. La Marcia, allora, piccola e veloce impressione del posto dove siamo, del viaggio e un po' di tutto. Allora, il viaggio ti posso dire che è volato, è volato, ragazzi. Poi scopriremo perché è volato. Ma non eravamo neanche in autostrada, già dormiva. Usa questa, Nico, usa questa qua. Il Ginemello è benedetto. Il paesino è graziosissimo, è veramente un bijou e la gente cordiale. 10 è l'ora. Tu? Solo quel lato. Vedi, inquadro solo questo lato. Ornella? Io voglio portarvi la signora Maria a casa. Nonna Maria. Ma io direi che sarebbe forse un po', più conveniente restare noi qua. Nonna Maria, cioè, dica, ma dato un po' di. Va. Per quei casi con la signora Maria. Sì.
Però no, in un'altra stanza. Mi dai il letto grande e quello piccolo. Quindi ci potrei leggere io dalla signora. Siamo. Un saluto a tutti gli amici che seguono l'associazione Rupi. No! Ma mille voti tanto sta cosa, sono sicuro. Tutto da San Giorgio Morgeto. Compagnia del Vespro. Work in progress. Per Aspera. Ad Astra! Fornellino. E quindi Seraspora ad Astra.